Eccoci, siamo con Silvia Neonato, giornalista storica del secolo XIX e anche femminista storica. 19 anni di Festival della Scienza al Femminile, cosa è cambiato? Nel mondo o nel Festival? No, nel mondo. Nel mondo. Beh, è cambiato tanto, secondo me. Faccio un esempio, in magistratura le donne vincono più concorsi dei magistrati, ci sono più donne iscritte all'università che uomini, questo in tutto il mondo, stiamo diventando più colte, continuiamo a guadagnare meno pur a parità di prestazioni, di curriculum, di titolo di studio, di età, ma insomma piano piano mi sembra che il nostro percorso vada avanti, poi naturalmente ci sono paesi spaventosi tipo l'Afghanistan dove le donne non vanno a scuola e io le considero sorelle, nel senso che poi tutte queste donne più sfortunate di noi che abbiamo potuto studiare, viaggiare, scegliere il marito che volevamo, questo non è un diritto che tuttora hanno le donne del mondo. Noi in Occidente sì, in questo senso io mi considero molto fortunata. Certo. Quando sono triste penso, ma insomma, sì, ho avuto il peggio, tanto. Sì, è vero. Senti un attimo, e il futuro, questo momento particolare anche in Italia di violenza sulle donne, cosa si può fare? La prevenzione? Guarda, pene più severe? No? Le pene più severe secondo me non, purtroppo l'abbiamo sempre visto, non sono mai servite, ma già dai tempi, no? 50 anni fa già in America si diceva aumentiamo le pene, non sono diminuiti gli omicidi. Credo che l'unica cosa sia lavorare con le famiglie e la scuola fin da bambini e bambine, proprio per demolire questa idea del maschile predatorio e del femminile vittima, no? Siccome i bambini di oggi poi sono più avanti, sono bambini sollecitati, bambini che vedono molto i telefonini, bisogna insegnargli a giocare insieme, a rispettarsi. A scambiarsi anche i giochi, perché ho trovato dei bambini che giocano con la bambola. Sì. Una volta era impensabile. Ora invece è normale. Ma secondo me sì, come le femmine si diceva non fare il maschiaccio, adesso si dice meno, ma se un maschio una volta vuol giocare a fare la fatina, poi da piccolo non hai tabù, non hai malizie, no? Se prendi una bambola è perché magari vedi tuo papà o ti ricordi tuo, certo. Perché adesso i papà prendono in braccio i bambini, quindi magari lui prende una bambola perché si ricorda suo papà che lo teneva in braccio. Ecco, queste cose vi sembra scontato? Non lo sono, ci sono ancora mamme, papà, maestre che dicono no, ma lascia stare, è un gioco da femmine, è un gioco da maschi. Queste sono sciocchezze, no? Noi dobbiamo semplicemente far sì che i nostri bambini e le nostre bambine siano quello che desiderano essere, in libertà. Sei una femmina, vuoi giocare col trenino, gioca col trenino. Sei un maschio e una volta ti vuoi mettere il cappello da fatina, mettiti il cappello da fatina. Verissimo. Grazie. Ti ringrazio moltissimo. A te, buon lavoro. Grazie.